pallavolo. Addirittura si dice che il palazzetto di Matera è pieno di 2000 persone ogni volta che l'Orlando System gioca. È una squadra particolare perché è formata da ragazze quasi tutte straniere naturalizzate. Oggi Sport è giunta ancora un'altra volta dove gli altri non sono arrivati. Vediamo dunque il filmato curato da Lino Viggiani. Well, I'm going back to the States. Romania è o zara la fetta Italia. Jugoslavia slična con Italia. Bueno, creo que casi todas tenemos la misma mentalidad porque son países más o menos parecidos. Parlano lingue diverse, ma solo in questo accogliente locale della periferia di Matera, il Nonna Sara, le ragazze prodigio della Land System, giunte dall'est, Bulgaria, Romania, Jugoslavia e poi ancora dagli Stati Uniti e dall'Argentina. In campo però un solo linguaggio, un solo intento, tutte per una per tutte, fino a raggiungere il massimo. E il massimo è stato l'approdo da pochi giorni all'Olimpo della pallavolo femminile, la A1, un traguardo senza precedenti per Matera e per la Basilicata tutta. In 12 anni una società cresciuta vertiginosamente, tenuta a battesimo, portata per mano fin dai primi passi da Caterina Cristallo, il capitano oggi di questa brigata. Sono molto molto soddisfatta. A dire la verità non ci speravo di arrivare in A1 e devo dire grazie alla società che me l'ha permesso. E ai piedi di queste ragazze è tutta una città oggi. La Land System è entrata di prepotenza fin nel più remoto angolo di Matera. Ha coinvolto tutti, sportivi e non, e queste pallavoliste per un anno sono state le scacciapensieri di un'intera comunità. Una comunità che le ostenta con orgoglio, compiacimento, amore diremmo. Quest'anno ho avuto un bruttissimo incidente e sono stata ricoverata circa un mese all'ospedale. Penso che, a parte il sindaco, è venuta tutta la città a trovarmi. È stata, probabilmente non sarebbe successo una cosa del genere né a Bari né a Firenze dove io ho giocato prima. È stato veramente commovente. Gente che ci sta intorno, gente che ti chiede come stai, cosa fai, cioè la gente molto disponibile di rispetto delle altre società dove sono stata. Le prodezze della Ciadi, della De Giusti, della Crasteva, della Popa, della Srilic, della Cristallo hanno reso felici per prime se stesse, inserite e coccolate in una piccola città del sud. Un'esperienza da scrivere a grandi lettere nel diario della loro vita. Sì, per me c'è stata una bellissima esperienza, soprattutto tornando di nuovo nel sud, che non è prima volta. Qui abbiamo un meraviglioso pubblico che direi che in altri campi non si trovano facilmente. Promozioni ne ho già fatte un paio, però questa per me è la più importante, forse perché viene a un'età venerabile. Credo che per essere la prima volta, la prima esperienza come promozione è stato molto bella, soprattutto regalare una città come Matera che ci ha seguito tanto e ci dimostra sempre il suo affetto. Quest'anno ho provato delle sensazioni che io non ho provato in tutta la mia carriera di pallavolo. Io sono la prima italiana in ordine, sono di Sant'Eramo. Comunque, come loro, sono felicissima di trovarmi in questa squadra e viva, che si vada avanti. Paolo Damiani, l'allenatore, è stato difficile gestire un gruppo così eterogeneo per cultura, per mentalità, per etnia. Ma diciamo che questo forse era un sospetto della vigilia, che era fondato più che altro nell'ambiente esterno. Io non ho mai avuto dubbi né della professionalità né della grandissima correttezza che queste ragazze hanno dimostrato. Quindi non solo è stato bello, ma è stata un'esperienza molto utile e molto positiva sia dal punto di vista sportivo ma soprattutto dal punto di vista umano. Presidente Bagnale, l'aspetto umano dietro questa vicenda sportiva? Beh, l'aspetto umano è indescrivibile, diciamo. È stato un momento veramente di grande commozione collettiva, ha fatto bene, in effetti è vero che tutta una comunità si è stretta attorno a queste ragazze e queste ragazze hanno risposto in maniera commovente. Quali abitudini, quali costumi avete assimilato in Italia? Cioè, io posso dire soltanto una cosa, cioè, vivendo ormai 12 anni o giocando da tutta Italia, soltanto mi mancano solo le isole, potrei solo dire, raggiungere una cosa, che vedo questa differenza che la gente purtroppo ne parla anche tuttora, cioè, tra nord e sud, cioè, secondo me, cioè, io non lo vedo di questa differenza, anzi. Ho assimilato molto dal sud, cioè sono diventata molto pigra,
prima non lo ero, e poi me la so cavare in qualsiasi circostanza, penso sia un pregio degli italiani questo. Una cosa che mi dispiace degli italiani è che a livello giornalistico e anche a livello tifosi, così come creano l'idolo, lo buttano a terra per niente. È vero che volevo raggiungere un'altra cosa, che dopo sempre a livello giornalistico si cerca tanto di entrare nella vita privata della gente, che a me anche tutte queste riviste, diciamo, pettegolezze a livello alto non mi piace. Insomma, una bella tiratina d'orecchie, come si dice, a tutti i giornalisti, ma si sa, noi italiani siamo curiosi e vogliamo sapere anche la vita privata di uno sportivo, a maggior ragione di una sportiva. Oltretutto tanti auguri davvero alla Land System di Matera, perché è la prima volta non solo a Matera ma in tutta la Basilicata che una squadra di pallavolo ma anche di tutti gli sport raggiunge la massima serie. E adesso